Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La gente deve avere, quando vediamo il reddito, ringraziando al signor Conte, si hanno salvato parecchie persone. Hanno aiutato molto le 5 Stelle. Ci hanno dato una poca dignità, ma ce l'hanno pure loro. Nella scampia del post voto, che si è colorata di giallo pentastellato, si pensa al futuro e a quello che sarà in questa periferia tristemente nota ma dimenticata di Napoli, senza il reddito di cittadinanza. Le persone percepiscono il reddito perché non c'è nulla qui. Se ce lo tolgono, cosa può succedere? Ognuno di noi ha una sbagliata, perché? Perché la fatica non ci sta. E ci sta per un poco, per un anno, ma noi potremmo pigliare la cittadinanza, che uno di noi potremmo cambiare. Tra le case popolari che all'ombra delle vele cadono a pezzi, anche la speranza di chi ci vive va in frantumi. La signora Rosaria, vedova, 54 anni, come il 64% degli abitanti del quartiere, ha votato 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto tanti voti da Scampia perché ci ha aiutato, ci ha molto aiutato, ci ha dato un po' di dignità avendo questa carta. Se tolgono il reddito, io come campo, io come faccio? Il reddito per me è stata davvero una salvezza, senza non sapere che fine avrei fatto. Se loro tolgono il reddito di cittadinanza, lo devono togliere con la consapevolezza di togliere un piatto di pasta davanti a persone, disabili, bambini. Salvatore percepisce poco più di 600 euro di sussidio, due figlie disabili e tanti no ricevuti da quando ha iniziato a cercare un lavoro. Noi cerchiamo dignità, non una ricarica. Se lei è in grado di sostituire il reddito con il lavoro, cioè noi siamo qua, io sono pronto a spezzare la squadra in questo momento, però mi deve dire domani mattina in quale azienda devo andare a lavorare. Allora, questa è la